vi ringrazio per la vostra costante partecipazione e con un po' di anche di emozione, perché questa sera abbiamo un ospite che a noi fa piacere averlo, perché ha fatto una sua carriera sportiva notevole in tante società, tra cui una società a cui io sono affettuosamente legato, non ti dico quale, però però dicevo, siamo contenti anche perché lui ha accolto immediatamente questo nostro invito, anche perché nel bene e nel male di Aquara se ne parla tanto. Lui è rimasto colpito dall'evento del 3 gennaio che abbiamo fatto all'Ariston, molti di voi c'eravate, avete potuto cogliere la valenza di quella serata per Aquara, soprattutto perché la parola più pronunciata quella sera è stata Aquara, non tanto la banca ma Aquara, e quindi c'è stata questa levata di scudi per il nostro paese. Sindaco Marino, al comune di Aquara ospiti d'eccezione dal mondo dello sport e non solo, relazioni sociali, sviluppo di un territorio, soprattutto amicizia e rete. C'è una comunità, indipendentemente se Aquara o un'altra, che si chiude, che non dialoga con l'esterno, che non cerca contatti con chi ha esperienze di vita in un qualunque settore. Stasera tocca allo sport, è toccato ai medici, è toccato a tante altre categorie di gente che rappresenta la società italiana. È un paese che si chiude, è un paese che muore, è un paese che non dialoga con l'esterno, è un paese che muore. Noi non vogliamo essere isolati, noi vogliamo essere a contatto con tutti, coltiviamo relazioni ogni giorno e ci fa piacere quando qualcuno ci viene a trovare ad Aquara. Vuol dire che siamo un paese vivo, siamo un paese che viene notato, che si fa notare, che cresce, che si sviluppa, quantomeno in campo sociale, in campo della cultura. Poi, come disse già Dante 800 anni fa, fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenze. Un messaggio ai coetanei per rispettare quelli che sono i principi fondamentali dello sport. Prima di tutto invito tutti i miei coetanei a crederci sempre e a fissarsi degli obiettivi, anche perché il calcio è come un sogno, parecchi sono arrivati lì sognando, ci sono arrivati. Il calcio è anche sacrificio, è anche benessere, nel senso la prima cosa è il mangiare sano, fare vita sana, andare a dormire presto, sono sacrifici che sì, tolgono parecchi anni belli della vita, perché dai 20 ai 30 secondo me è la parte più bella. Con il calcio si devono fare questi sacrifici, ma io penso che il calcio, quello che ti darà il calcio non ti darà nessun altro lavoro. Questa è la mia passione, per una comunità come Aquara non è facile, perché stare qui in un paesino piccolo non è facile uscirne fuori. Io ce l'ho fatta come anche altri miei amici, è un in bocca al lupo soprattutto alla mia squadra di far bene giorno dopo giorno. La prossima impresa di Viena Cammarota partirà da Venezia e andrà alla scoperta dell'est, dell'oriente. Sì, io farò il vero percorso della seta questa volta e partirò da Venezia e arriverò a Pechino, attraversando i paesi del Balcani, poi andando in Turchia e dalla Turchia poi mi sposterò verso i paesi dell'est. E, diciamo che comunque c'è sempre un timore quando si prendono queste grandi imprese, ma ho fiducia soprattutto nei popoli che attraverserò, perché so che sono ospitali al di fuori da quello che noi sentiamo dai telegiornali, che c'è sempre una guerra continua tra di loro. Ecco, un viaggio contro il massacro dei curdi. Quando le durerà questo viaggio? Il mio viaggio durerà circa 3 anni, perché non è soltanto un viaggio fatto soltanto di attraversamento, ma anche di conoscenze. Quindi io ho intenzione anche di fermarmi in alcune nazioni che hanno una storia da raccontare. Abbiamo parlato di sport, e lo sport credo sia fondamentale per veicolare tutti quei valori che poi sono replicabili nel sociale.
abbiamo parlato di competenza, di passione, di disciplina, tutti i valori che lo sport deve assolutamente veicolare ai giovani, non solo in ambito universitario, ma alle nuove generazioni che non rappresentano soltanto il futuro, ma la speranza di un futuro migliore. Viva lo sport, da Guglielmo Stendardo.